Questo manifesto è stato esposto tanti anni fa alle bacheche della fabbrica in cui lavoravamo e nella quale è nata l'associazione di Turbigo della IEA. Era fatto per sensibilizzare sul pericolo dell'amianto e delle altre quattro sostanze cancerogene che avevamo scoperto erano presenti nel ciclo produttivo della nostra centrale. Veniva definito allora, in quegli anni, manifesto esagerato. Oggi, forse, quasi tutti i componenti della fabbrica non lo giudicherebbero più così esagerato. Il loro modo di vedere, di pensare, ha dovuto necessariamente cambiare. Perché da allora sono successe tante cose. Prima di tutto, ci sono stati e continuano ad esserci tanti morti. Poi ci sono stati anche dei fatti che i media hanno riportato con grande risalto. Prima raramente si sentiva parlare dell'amianto dai media. La Eternit, che produceva manufatti di amianto cemento, ne ha parlato prima anche Perin, a Casale, ha causato migliaia di morti tra i lavoratori e anche tra la popolazione della stessa città che nella fabbrica non aveva mai lavorato. A distanza di più di 20 anni dalla chiusura, perché è 20 anni che l'Etern è fallita e ha chiuso, muoiono ancora 50 persone all'anno e il loro numero sale ogni anno. Oggi la maggioranza delle persone che muoiono sono persone che non hanno mai lavorato all'interno della fabbrica, perché è il territorio che è stato inquinato dalla fabbrica Eternit a Casale. È successo che i proprietari e i dirigenti della Eternit sono stati condannati con una sentenza esemplare da alcuni anni fino a 16 anni per disastro doloso, omissione volontaria di cautele, omicidio colposo. Tra qualche giorno ci sarà la sentenza di appello. Ma non è necessario andare lontano per trovare morti e malattie provocate dall'amianto. Sono migliaia le fabbriche e centinaia i processi in corso per omicidio colposo. Per ora si parla ancora solo di fabbriche. Alla centrale di Turbigo i lavoratori venuti a contatto con l'amianto continuano a morire e ad ammalarsi. Un anno fa è morto di tumore da amianto Oscar Misin, era lavoratore della centrale, fondatore della nostra associazione. Abbiamo intitolato a lui la sezione locale e vogliamo ricordarla anche questa sera, così come facciamo tutte le volte che facciamo una presentazione. È successo poi che la magistratura ha aperto un procedimento che indaga dirigenti locali e nazionali di Enel Produzione per le morti d'amianto che si stanno susseguendo nella centrale di Turbigo. Oggi nessuno mette più in dubbio il disastro provocato dall'uso di questa sostanza. Non così fino a non molti anni fa. Taglio alcuni esempi di falsificazioni e mistificazioni riguardo al pericolo dell'amianto. Non solo i produttori, a difesa dei loro profitti, hanno chiuso gli occhi, ma anche chi era preposto alla difesa della salute della popolazione e dei lavoratori spesso ha deciso di chiudere gli occhi. Non ho il tempo di farvi leggere cosa dicevano i produttori d'amianto della Eternit e cosa anche dicevano alcuni grossi sindacati sul pericolo della centrale di Turbigo dell'amianto. Non ho il tempo di farlo, però mi fermo su una di queste cose che è particolarmente significativa perché per la fonte da cui proviene. Questo è un articolo del 1976 di Medicina del Lavoro, che è un'importante rivista specializzata che va nelle mani dei medici del lavoro, dei responsabili della sicurezza delle fabbriche. Dice di mettere a lavorare sull'amianto chi ha più di 40 anni. Dice che la malattia viene dopo 30 anni, quindi quando ci si ammala
si è già in pensione. Questo è il consiglio che davano ai dirigenti, eccetera, e proveniva dalla clinica del lavoro di Milano, quindi un istituto di cui non ci si aspetterebbe una cosa del genere. Sicurezza nelle fabbriche. Questo chiudere gli occhi di allora lo stanno pagando i morti di oggi. L'amianto, come molte altre sostanze, impiega 30 anni più ad uccidere. Allora il danno è fatto. Perché parlarne? Per due motivi principali. Perché sempre nuove sostanze vengono prodotte. Tra queste ce ne sono di pericolose per l'ambiente e quindi per la salute. Pensiamo a quelle ritirate dopo aver provocato malattie e morti. Bisogna non chiudere gli occhi. La storia dell'amianto è un potente insegnamento non solo per questa sostanza, ma anche per numerose altre, alcune delle quali sono ancora in circolazione. L'altro motivo è che l'amianto prodotto prima della messa al bando nel 1992 invade ancora i nostri ambienti. Poi lo vediamo meglio. L'aver chiuso gli occhi 40 anni fa lo stanno pagando oggi gli ex lavoratori delle fabbriche. Ancora oggi molti pensano che l'amianto sia un problema di chi ha lavorato in fabbrica o di chi lo ha maneggiato per motivi di lavoro. Chiuderli invece ora sull'amianto presente negli ambienti e sul territorio lo pagherebbero i nostri figli e nipoti. Ci vogliono 30 anni perché quello che sta prendendo oggi o che hanno preso da 20 anni a questa parte i nostri nipoti, perché faccia effetto. A noi della nostra età, come diceva la clinica del lavoro, può interessare poco, perché se ci ammaliamo adesso, cioè se prendiamo adesso le fibre, tra 30 anni possiamo non preoccuparcene, ma i figli nostri tra 30 anni sono nel pieno magari della loro vita. L'amianto in 40 anni è passato da essere detto portentoso, indistruttibile, inattaccabile, una meraviglia tecnologica, a essere chiamato oggi pericoloso killer. Asbesto era una parola da usare ai tempi nella pubblicità, come si vede nella scritta sul calendario USA degli anni 50. Si usava asbesto come oggi per un periodo si è usata la parola turbo. A destra c'è invece togliamocelo dalla testa, perché primo ce ne abbiamo tanto sopra le nostre teste, basta guardarci in giro e sapere dov'è. Il secondo motivo è perché fino a che c'è l'amianto continuerà ad esserci ansia e preoccupazione, non solo nelle teste di quanti ci hanno lavorato dentro e che quindi pensano succederà anche a me prima o poi quello che è successo al mio collega, ai miei colleghi un po' di tempo fa, non solo nella testa di queste persone, ma anche togliamoci dalla testa il pericolo che stiamo correndo, perché se teniamo gli occhi chiusi neanche lo sappiamo. Ma nel momento in cui ci rendiamo conto del pericolo che stiamo correndo, senz'altro questo pericolo e quest'ansia rimarrà nella nostra testa. Allora non chiudiamo gli occhi e togliamocelo dalla testa, l'amianto, ce l'abbiamo proprio sopra la testa. Adesso vado più velocemente. Il minerale si presenta così come lo state vedendo. Ce ne sono di diversi tipi essenziali, non stiamo a spiegarli, sono questi tipi essenziali. Hanno in comune di essere fatti a fibre lunghe e sottilissime. È un minerale molto diffuso in natura, questo spiega il successo che ha avuto nell'utilizzo. È economico, si estrae con cave a cielo aperto e quindi con bassi costi di estrazione, e ce n'è tanto in natura. Dentro però l'ha chiuso. Il suo successo è stato dovuto alla sua struttura a fibre,
che si può quindi tessere e funziona molto bene come legante, tiene insieme, le fibre tengono insieme. Anche i danni che provoca sono però dovuti allo stesso motivo. Si sfalda in fibre molto fini che si infilano nel profondo dei polmoni e degli altri organi bersaglio e provocano gravi malattie, poi le vediamo. Ci vogliono 1300 fibre messe una vicina all'altra, a fianco dell'altra, per fare il diametro di un capello medio delle persone. Oggi l'amianto è un problema di sanità pubblica, l'ha già detto Perin prima alcuni dati, 23 milioni di tonnellate, 4.000 morti anno, che come è stato detto sono più del doppio, il triplo delle morti per malattia professionale. Alcune fonti sono ancora attive di amianto e quindi pericolose, sono quelle bordate di rosso, altre sono state debellate, non ci sono più le cave che sono chiuse e controllate, non ci sono più le fabbriche dei manufatti, una di queste era la famosa Eternit, non ci sono più nelle automobili i ferrodi dei freni che facevano sì che a Milano per un lungo periodo ci siano stati in ogni metro cubo di aria 3 fibre litro di fibre di amianto. Però ce ne sono ancora nelle fabbriche non bonificate, nelle quali non è stata eseguita una rimozione totale, e soprattutto nell'edilizia, perché i tetti in ondulato Eternit essenzialmente prodotti aveva il brevetto, sono il 70% di questa parte di amianto che residua anche, ma va a finire perché il ricambio veloce del consumismo fa sì che la gran parte di queste cose che vi sto dicendo siano state esaurite. Residua anche nei vecchi elettrodomestici, nei toast, nei forni, nelle coperte per stirare, nei vecchi utensili, nei fai da te, eccetera. Poi magari velocemente li vediamo, ma queste vanno velocemente a finire nella discarica. Dopo parleremo anche di questo rischio. Nella casa essenzialmente il tetto, ma anche il linoleum dei pavimenti, forse avete visto in tanti ospedali quel linoleum a piastrelle che c'è sul fondo, quello lì è fatto d'amianto, in genere è ben legato, non viene via se non lo lavorano malamente, se non è troppo calpestato, però c'è anche lì. Nelle case può esserci, negli impianti di riscaldamento, nei pannelli, eccetera. Che così invece sono esempi di amianto spruzzato nelle centraline di riscaldamento dei condomini. Questo qui è addirittura il filtro dell'olio che mangiavamo per un periodo negli anni passati. Si mettevano manciate di amianto per favorire la filtrazione. L'amianto spruzzato sui soffitti, questo è un soffitto di una piscina che ha l'amianto spruzzato, e spruzzavano sui controsoffitti metallici, nei condotti del condizionatore, nei camini del tetto, lo faccio passare velocemente, coperture di amianto in palestre ancora nella Lombardia, fioriere, pannello di cartone amianto per fare divisorio, vasche, i serbatoi per proteggerli quando venivano messi sottoterra, nei treni ce n'era tantissimo, ferrovie dice che sono stati completamente bonificati adesso, le pavimentazioni di cui parlavo prima in vinile amianto nelle scuole e negli ospedali, e queste sono le lastre ondulate di cemento amianto che basta alzare la testa e avendo l'occhio se ne vedono tantissime. Questo è un caso addirittura in cui si formano delle specie di stalattiti, perché pian piano le fibre scendono per la corrosione del tetto e dalle piogge acide e formano queste cose. Alcune avremo difficoltà a riconoscerle perché non sono il solito grigio, ma sono state colorate, quindi sono diverse. Questi sono altri esempi con la forma di tegola marsigliese, e anche tetti piatti quando sono verticali facilmente venivano tenuti in posizione. Ho detto prima che si faceva tessuto con l'amianto, no? E quindi
stato usato addirittura nelle coperte antifiamma che usavano i vigili del fuoco nel passato, e nei guanti, in serbatoi. A volte ci sono importazioni da quei paesi che ancora non l'hanno messo al bando, che possono contenerlo, come in questo caso di Thermos. Questo è un altro impianto di riscaldamento. Si usava anche le tubazioni che andavano sottoterra, sotto il manto stradale o nella fognatura. E adesso vediamo invece un pezzo che dice che cosa non bisogna fare, e che anche questa è una parte del come difendersi. Questa qui è esplosa una bombola, il tetto era d'amianto, l'amianto è volato su tutto il territorio. Questo è per esempio un caso abbastanza recente, che c'è un processo in cui l'AEA è parte civile, è alla Eureco di Paderno Dugliano, dove questa cosa è successa. Oppure, per risparmiare, per non spendere soldi, il capannone dismesso è stato lasciato crollare. Qualche giorno fa c'è stata una tromba d'aria a Cavenago. Interi capannoni industriali coperti di amianto sono stati fatti volare via e si sono dispersi sul territorio. Sarà molto costoso raccoglierli e portarli in una discarica sicura, ma molto di questo amianto andrà disperso sul territorio. Pensiamo a tutto quello disperso irrimediabilmente nelle macerie degli ultimi terremoti, tutte le case che avevano sull'amianto adesso e in giro nei mucchi. Questo qui è il parco del Ticino. La gente con la preoccupazione di dover pagare tanto per eliminarlo, oppure addirittura che ci siano sanzioni, lo mette sul bordo delle strade oppure nel parco del Ticino. Il rischio dell'amianto non nasce dall'amianto stesso, che quando è come minerale là che non dà nessun fastidio, ma nasce dalla dispersione delle fibre che poi vengono respirate. Se stesse nelle rocce, appunto, non ci sarebbero pericoli o preoccupazioni. Come già stato detto, ogni metro quadro di cemento amianto rilascia nell'aria 2-3 grammi di fibre, ma 2-3 grammi di fibre contengono milioni e milioni e milioni di fibre di amianto per fare 2-3 grammi. Avevano pensato che l'amianto inglobato all'interno, per esempio, delle lastre ondulate non avrebbe dato problemi. Ancora la 257, la legge che nel 92 l'ha messo al bando, parla solo di amianto friabile, cioè quello in coppelle o altro. Dell'amianto inglobato ancora non ne parla, perché pensavano che le fibre sarebbero state trattenute dall'inglobante, cemento, vinile o altro, avrebbe tenuto all'interno, non ci sarebbero state preoccupazioni. Non avevano tenuto conto delle piogge acide. A Milano le piogge acide hanno un pH di 4, che è un'acidità notevole, e a volte anche un pH 3, cioè molto acido. Quest'acido scioglie lo strato superficiale di cemento e lascia le fibre libere di disperdersi, quindi l'inglobante non fa più effetto, le fibre vengono in superficie. Succede in due fasi: prima si staccano dei ciuffi di fibre grossolane e poi vengono ridotte a fibre fini e respirabili, che vengono trasportate anche a distanze notevoli, che sono quelle pericolose che noi respiriamo. Le superfici e i ciuffi di fibre visti al microscopio elettronico hanno l'aspetto che vedete. Qui fa vedere che intorno alla casa, vedete, intorno alla copertura, più vicino ce n'è tanto d'amianto, e poi la quantità, la densità si riduce man mano che ci si allontana, il vento se lo porta via. Ma non solo nell'aria, ma l'amianto viene anche trascinato quando non ci siano condotte che lo fanno finire nella fogna e poi nei fiumi, viene anche trasportato dall'acqua
allo sgocciolamento. Se si va a vedere in corrispondenza del gocciolamento, si trova che lì c'è una concentrazione di fibre maggiore che a distanza. Questo studio fatto da Chiappino e Venerandi sulla erosione delle coperture in cemento armato, amianto. Già dopo 2 anni si vede, vedete a sinistra, amianto esposto agli agenti atmosferici, quindi le lastre che coprono i tetti delle case. Dopo 2 anni dalla posa, le lastre di cemento amianto cominciano a disperdere fibre nell'ambiente. Dopo 10 anni si legge dispersione imponente, ampie zone di fibre andate disperse. Questo viene detto perché bisogna tenere presente che l'amianto è al bando dal 1992 e ha potuto essere utilizzato quello nei magazzini ancora fino al 1994. Quindi ormai sono 20 anni e quindi è inutile domandarsi quale sia lo stato delle superfici delle coperture in cemento amianto esposte agli agenti atmosferici. Chiediamocelo al massimo per quelle non esposte agli agenti atmosferici che non ricevono le piogge acide, ma non chiediamocelo per i tetti che possiamo avere sulle case nostre o quelli che abbiamo vicino. Abbiamo visto che la dispersione è di 2-3 grammi per metro quadro, fa tonnellate per una media città industriale. Anche se noi non le vediamo le fibre, quelle disperse nell'aria degli ambienti provocano il loro effetto e quindi danni alla salute. Questo studio inglese si vede, da questo studio, si vede che le morti che sono avvenute e sono quei pallini rossi seguono la previsione formulata in Inghilterra diversi anni fa. È la linea rossa continua a cui si sovrappongono, che prevede un picco nel 2015-2020. Si vede anche che le morti avvengono 30-40 anni dopo l'esposizione. È la linea blu a trattini che c'è sulla sinistra. Si vede anche che in Inghilterra l'esposizione è crollata prima degli anni 80, vedete in basso gli anni, mentre in Italia l'amianto è stato messo al bando solo nel 1992. Questo fa pensare che il picco in Italia sarà largamente dopo gli anni 2015-2020. Si vede anche che le morti, se vedete la linea rossa, poi si ridurranno fino a quasi a zero. Questo difficilmente avverrà. Lo studio considera solo le esposizioni professionali. In realtà ci sono anche le esposizioni ambientali, che sono quelle di cui principalmente ci occupiamo stasera, a cui sono sottoposti tutti i cittadini. I responsabili dei nostri RENAM, che sono i registri dei mesoteliomi, che in Italia ci sono in quasi tutte le regioni e c'è l'obbligo da parte di qualsiasi medico che faccia una diagnosi di segnalare a questi registri la malattia, dicono che crescono le segnalazioni di morti di persone che non hanno avuto alcuna esposizione professionale o familiari, ma solo esposizione ambientale, quindi quel ridursi a zero in realtà non succederà. Questo è il segnale, queste morti, è il segnale che l'amianto che abbiamo sopra la testa sta facendo il suo effetto, fino ad ora non valutato, perché era annegato nelle morti per con causa professionale, che era poi la maggioranza delle morti del passato, esposizione in fabbrica. Questa qui, devo andare più veloce, autopsia. La persona è morta, ma le fibre di amianto indistruttibile è ancora perfettamente integra all'interno del corpo del morto. Qui si vede che il sistema immunitario attacca la punta delle fibre di asbesto nel polmone, sono quei pallini arancio, all'inizio e alla fine delle fibre, ma la fibra non viene distrutta e provoca le malattie.
Le malattie provocate dall'amianto sono di quattro tipi: i carcinomi, che sono quelli in viola, della laringe, della faringe, del polmone, dello stomaco, dell'intestino, alcune riconosciute, quelle in rosso, altre non riconosciute dall'INAIL, e i mesoteliomi, che sono della pleurica, del pericardio, del peritoneo, della tunica, del testicolo e della vagina, e sono tutti riconosciuti dall'INAIL. Provoca poi le placche pleuriche e le asbestosi del polmone. Questa qui è la tabella dello IARC. Vedete che dice là asbesto e qui gli organi bersaglio e le malattie che provoca. Questo elenco si allunga, questo qui è del marzo 2009, in cui sono entrati in questa classificazione anche la laringe e l'ovaio. E sono entrati come siti, anche se con evidenza limitata, quelli del colon retto, della faringe e dello stomaco. Quindi si vede che ancora nel 2009 stavano mettendo a punto gli organi bersaglio dell'amianto e le malattie che possono essere provocate. Adesso si sta parlando per esempio dei reni e di altro. Non so, quando lo IARC, che è l'Agenzia Internazionale della Ricerca del Cancro, istituto importantissimo, aggiornerà ancora questa tabella. Questo qui lo saltiamo, è l'effetto sinergico, 10 per l'effetto cancerogeno dell'amianto, 10 per i cancerogeni che si trasporta sulla punta, 10 e 10 non fanno 20 ma fanno 100. Questa è la ragione per cui chi pensa di essere stato esposto ad amianto assolutamente non deve fumare, perché si provoca questo effetto. Questo è già stato detto, lo IARC lo dice, non sono cose così. Anche una sola fibra, lo traduciamo in questo modo, può provocare il tumore. Non c'è un livello minimo di fibre al di sotto del quale uno dice sono tranquillo, non c'è Mach zero, solo un'esposizione nulla può rendere certi di non ammalarsi. Qui così è la dimostrazione a chi dice, si difendono nei processi dicendo che non si sapeva e quindi hanno esposto la gente senza saperlo. Questo è già nel 1965, già non c'erano più dubbi, non sto a spiegarvi la cosa, che chi era esposto all'amianto era esposto al rischio. Non ci sono ad oggi cure risolutive, neanche nel caso di una diagnosi precoce. E allora queste sono le domande essenziali: come difendersi dal rischio? L'unica prevenzione è quella di individuare l'amianto dov'è e di bonificarlo dagli ambienti di lavoro, ma anche dall'ambiente di vita e dal territorio. Abbiamo visto che la cosa importante è individuare. Individuare significa fare mappe come queste. Bisogna arrivare a sapere dov'è, deve rimanere memoria di dove c'è l'amianto, non solo i tetti ma anche i locali pubblici, le discariche, le condotte dell'acqua eccetera, tutto quello che abbiamo visto. Perché bisogna, con una mappa così, poi individuare delle priorità partendo dal pericolo maggiore. Non si può fare altro, tutto in una volta non si riesce a fare. Prima gli asili, le scuole, poi i locali pubblici frequentati da tanta gente, poi le grandi superfici in vicinanza degli abitati. È stato fatto l'esempio nella relazione d'inizio, vicino ai centri abitati, i tetti, i singoli cittadini hanno molto vicino i propri tetti e tutto l'altro amianto presente anche nei tetti delle case vicine. Qui si vedono le prime coperture individuate dalla regione Lombardia per la provincia di Varese, e la regione ha individuato anche le strutture pubbliche, e l'amianto c'è dappertutto, vedete lì a destra, negli asili, scuole, ospedali, ricoveri per anziani, e quelli individuati nella figura solo su una parte degli edifici che sono stati censiti. È compito delle amministrazioni fare il censimento di tutto l'amianto presente nel territorio. Dirà poi la relazione dopo che è obbligatorio,
non è una cosa che si può o non si può fare. Nel quadro del PRAL, che è il piano regionale ambiente della Lombardia, un po' d'anni fa la regione ha fatto il rilevamento aereo del tetino amianto di quattro vaste zone che sono le più popolate. Sono le zone indicate che vedete lì, un aereo attrezzato ha fatto i percorsi paralleli segnati e ha rilevato i tetti, questo nel 2007. Il procedimento è poco costoso, lasciamo stare, tralascio questa parte, costa poco fare questo lavoro. Questa invece è la pagina dei risultati suddivisi comune per comune. Per ogni paese ci sono anche poi le mappe, che i comuni devono, non possono, devono corredare dei dati catastali. Questa qui, vedete, Fagnano Lona, i dati vi sono già stati dati. Sono notevoli le superfici che sono rilevate e il numero di poligoni che sono rilevati. Ecco, questa qui può essere una cosa interessante. Le superfici urbanizzate, perché c'è una parte della superficie che non è urbanizzata e un'altra sì, è meno della metà di quella dell'intero territorio comunale, e quella industriale commerciale è un terzo di questa. Dunque, la zona industriale commerciale dà l'83% del contributo, chiamiamolo così, della superficie di cemento amianto, cioè la gran parte si trova nella zona industriale commerciale. Questa non è riferita a Fagnano, ma è riferita alla media della zona Olona che abbiamo visto prima. Allora bisogna bonificare, è l'unica prevenzione, eliminare la fonte da cui queste fibre provengono. A questo proposito ci sarà un'apposita relazione, sulle norme di legge anche ci sarà un'apposita relazione. Io dico solo questo. Chi ha fatto l'amianto a suo tempo non aveva colpe, nel senso che fare il tetino amianto non era proibito. Perché le bonifiche possano andare a buon fine è necessario che siano previsti degli incentivi. La Regione nel 2004 aveva stanziato 1 milione di euro a fondo perduto, bastava fare la richiesta. Di questi milioni sono stati spesi soltanto 40.000 euro. La nostra associazione continua a chiedere, va chiedendo, che l'erogazione dei fondi sia ripresa, estendendo anche magari i criteri per assegnarla. Vedete che ci erano piccole superfici, piccolo peso, eccetera. Ma questo cartello è vecchio, noi l'abbiamo lasciato lo stesso, adesso c'è una nuova legge che ha previsto un nuovo stanziamento, dopo ne parlerà nella relazione successiva, di 3.000 euro. Lo lasciamo perché non vorremmo trovarci tra un po' d'anni a chiedere ancora che fine hanno fatto queste 3 milioni stanziati, se quel milione di un po' di anni fa sono stati utilizzati solo 40.000. Ci sono degli esempi di comuni, tanti, che stanziano soldi. Questo qui per esempio è Verbania, l'abbiamo preso come esempio, non per lo stanziamento che è ormai esteso a tantissimi comuni. E Verbania stanzia ogni anno 30.000 euro a fondo perduto per incentivo a bonificare il tetto degli amianti e li prende dalle multe per inquinamento ambientale che fa alle ditte e anche a privati, li utilizza per dare a fondo perduto. Anche Milano ha seguito un'altra strada, qui con un numero verde fornisce gratuitamente il servizio di smaltimento in discarica dei piccoli quantitativi familiari fatti trovare in sicurezza al piano terra della propria casa. Anche comuni piccoli come il comune di Turbino stanzia annualmente 10.000 euro a fondo perduto. Lo fa Robecchetto, lo fanno tanti anche comuni della provincia di Milano. Dove siamo presenti, questo lo chiediamo, che ha anche un effetto di sensibilizzazione della popolazione. Salto tutto il resto. Saltiamo queste parti.
e basta, è finito.